sicuramente coinvolgere personaggi che non venivano dalla storia del movimento sociale e che venivano la maggior parte dalla storia della Democrazia Cristiana, diciamo di destra, alcuni addirittura da quella del Partito Socialista, penso all'editore Massimo Pini. Fu un'operazione politicamente che aveva un senso. Non credo che fosse stata fatta soltanto come maquillage per nascondere, diciamo, il nero che covava sotto la cenere, no? e sbiancarlo o scolorirlo. Quella fu una grande intuizione di Pinuccio Tatarella. Cioè Pinuccio Tatarella comprese che quel percorso della destra, che partiva dalla destra storica post-unitaria, non poteva riprendere se la destra politica non tornava a reinglobare al suo interno delle altre tradizioni culturali. Ma servì senza dubbio a dare l'impressione di un partito, e non solo l'impressione di un partito, che si apriva ad altri pezzi della società politica o del mondo intellettuale. Questo bisogna distinguere fra coloro i quali contribuirono allo sviluppo di Alleanza Nazionale e all'apertura del movimento sociale, non provenendo da partiti che erano già parte del sistema, rispetto a quelli che invece aderirono alla neonata o nascitura Alleanza Nazionale proveniendo dai partiti del sistema. Cioè fare la grande destra significa superare la cultura post-fascista e reinglobare all'interno della destra alcune culture politiche che nella Prima Repubblica si erano andate a frammentare all'interno dei cosiddetti partiti del pentapartito. Cioè nella Democrazia Cristiana noi abbiamo avuto molti uomini di destra, pensiamo a Pella che fu presidente del Consiglio, pensiamo a Tambroni, pensiamo a Francesco Cossiga. La grande intuizione di Pinuccio Tatarella fu quello di dare anche una visività plastica attraverso uomini a questa operazione, quindi richiamo a cattolici come Fisichella, a uomini come Publio Fiori che venivano dalla destra democristiana, a uomini come Armani che venivano dal Partito Repubblicano. A Fisichella si deve per la prima volta il merito di aver lanciato nel dibattito pubblico e politico italiano il termine di Alleanza Nazionale, quindi non era certo qualcuno imbarcato, era qualcuno che con il suo pensiero e con la sua riflessione politica aveva creato le premesse per la nascita di Alleanza Nazionale. È altrettanto vero che il peso politico di queste persone all'interno di Alleanza Nazionale fu progressivamente sempre meno importante. Insomma, la politica, come dicevano nella Prima Repubblica, è sangue e merda, quindi io posso accoglierti all'interno di un partito, ma sei tu che devi poi avere la capacità, oltre che la possibilità, di radicarti in quel partito in termini di voti, di consensi. Ricordiamo che all'inizio, nel 94, due ministri su cinque di Alleanza Nazionale, espressi di Alleanza Nazionale, non venivano dal movimento sociale, cioè Domenico Fisichella e Publio Fiori, quindi all'inizio avevano un certo peso all'interno del partito. Molti di quei personaggi che entrarono a Fiuggi dentro Alleanza Nazionale non hanno mai avuto la capacità poi di diventare, perché AN era un partito di corrente, dei grandi capi corrente, di diventare tra virgolette dei signori delle tessere, di diventare leader di centinaia o migliaia di sezioni di partito. La logica delle correnti ereditata dal movimento sociale italiano e riproposta in Alleanza Nazionale mise ai margini queste persone che conoscevano poco dinamiche antiche, rapporti e scontri che avevano origine addirittura nel dopoguerra, in correnti ideologiche del fascismo prima e poi del neofascismo, quindi a tutto questo questi personaggi non potevano che essere estranei e inevitabilmente poi uscirono o furono emarginati dall'Alleanza Nazionale, che tornò a essere, almeno negli uomini, un movimento sociale italiano più moderno e più presentabile. Comunque la classe dirigente che veniva dal movimento sociale era più versata, più organizzata, più attrezzata per rimanere leader anche del nuovo partito.